Nella lettera ai Romani, al capitolo 14, al versetto 8, l'Apostolo Paolo dice: «Sia che viviamo o che moriamo, siamo del Signore». E parlando agli Ateniesi, secondo il racconto di Atti 17, continua dicendo: «In Dio viviamo, ci muoviamo e siamo», parafrasando così il poeta Arato ed il filosofo stoico Cleante. Appartenere a Dio è la più alta onorificenza che un uomo possa acquisire in questa vita ed in quella a venire. Chi comprende questo sa di avere raggiunto la più alta vetta della propria esistenza. Infatti non vi è ricchezza, né regno, né potere che possa eguagliare un simile prestigio. Paragonando un tale onore, si fanno senza indugio consapevoli rinunce. Mosè, ad esempio, rinunciò al suo principato per unirsi al popolo di Dio ed appartenere a Dio. Daniele, nella fossa dei leoni, era pronto a rinunciare alla sua vita pur di appartenere a Dio. Abramo rinunciò al suo popolo ed al suo parentado pur di appartenere a Dio. Maria e Giuseppe rinunciarono alla loro dignità pur di appartenere a Dio. Giobbe rinunciò ai suoi averi pur di appartenere a Dio. L'appartenenza a Dio dona un nuovo battito di vita nel cuore, un nuovo respiro nell'anima, un nuovo orizzonte ai propri occhi, perché chi appartiene a Dio viene sollevato dalle miserie di questo mondo, dove tutte le cose alte di questo mondo diventano povere, senza i valori del nostro amato Dio. La sua parola, che vive nel nostro cuore, è più che oro. La sua presenza nella nostra vita è più che pietre preziose. L'averci legittimati figli suoi è più che regnare in questo mondo. La sua paternità ci sovrabbonda di onore, ed allora come non potremmo sentirci grandemente onorati di appartenere al nostro amato Dio? Vivere in Dio vuol dire vivere un rapporto di amore verso Dio, di comunione con Lui e con Gesù Cristo. Vuol dire dare valore all'interiore più che all'esteriore, alla fede più che alle opere. È un rapporto da figli e non da servi, ispirato dalla fiducia e non dalla paura. Si può essere battezzati, pregare, fare delle elemosine, lavorare tutto il giorno e curare la propria famiglia, ma se non si è guidati dallo Spirito di Cristo, non si è veri cristiani. Appartenere a Dio significa essere figli di Dio, e questo è un dono portato da Cristo e realizzato dallo Spirito. Anche qui troviamo una dimensione presente, cioè già ora, di questo dono, e c'è una dimensione futura, non ancora, dice l'Apostolo Paolo. La piena realizzazione sarà finale, nel momento dell'incontro definitivo con Dio, quando la salvezza raggiungerà tutti gli uomini e tutte le cose. Questa grande visione di fede non è però statica, quasi un dono che scende dal cielo già bello e confezionato, da ammirare e custodire gelosamente, ma è invece dinamica, in continua evoluzione. Siamo figli di Dio per dono, ma dobbiamo diventarlo per scelta. Siamo figli di Dio per fede, ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Siamo figli di Dio fragili e fallibili, ma un giorno saremo gloriosi. Amiamo il Padre in modo confuso e tentennante, ma un giorno saremo trasformati dal suo amore. Paolo esprime questa visione dinamica della figliolanza divina attraverso alcuni passaggi. Egli dice ai versetti tra 14 e 16: «Quelli che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio sono figli di Dio». Paolo sottolinea le due dimensioni dell'essere figli di Dio. In primo luogo dice: avete ricevuto il dono gratuito portato da Cristo attraverso lo Spirito. E poi aggiunge di lasciarsi guidare, l'accettazione della persona che rende attivo il dono. Essere figli di Dio è dono, ma è insieme impegno. È rivelazione, ma è anche insieme ricerca. È grazia ed è insieme responsabilità. Paolo aggiunge poi un altro aspetto. Essere figli è un passaggio, una conversione, un cambiamento di mentalità e passare dalla paura di Dio alla confidenza.
dall'atteggiamento dei servi alla tenerezza umile e fiduciosa dei figli. La paura di Dio è frutto del peccato, il frutto dello Spirito invece, la fiducia. Che ognuno di noi possa lasciarsi andare tra le braccia del Padre, con piena fiducia, e dire con tutto il cuore che noi viviamo e siamo grazie a Lui. Amen.